Ah, iniziamo col dire che questo video è diviso in due parti, uno stasera e uno domani mattina. Quindi, se vedete il cambio di outfit, è per questo. Partiamo subito con il terzo episodio della storia dei Red Devils, Manchester United. Vamos, vamos, vamos. Come sempre, like, commento e iscrizione. Partiamo dal 1903, quando la squadra cambia nome. Ecco, no, 1902, ma adesso partiamo dal 1903. Bella, buona visione. Ebbene sì, dopo un brutto inizio di stagione da parte dei Devils nella prima parte della stagione del 1903, si inizia a formare una bella squadra perché si ingaggia il primo vero allenatore, tale Ernest Bagnall, che di professione faceva il contabile, ma anche il pubblicista e bravo a lavorare con i media, quindi veicolava anche la propria squadra e il successo. E proprio sotto la sua guida, il Manchester United in quella stagione terminò al terzo posto il campionato di Second Division. Addirittura nella stagione seguente il Manchester United compie un vero e proprio record positivo perché gioca 18 partite senza perderne una in quel lasso di tempo tra 1904 e 1905, la data di inizio di questa striscia di imbattibilità. È la sconfitta contro il Bolton per 2-0 nel settembre del 1904, poi vittorie pareggi e si va ad esaurire questa striscia importante di imbattibilità con la sconfitta per 3-0 contro il Lincoln City nel febbraio del 1905. La squadra termina al terzo posto con 53 punti all'attivo quella stagione, quel campionato. Però poi la società è costretta a chiudere il pub perché in quegli anni l'inflazione galoppava e quindi tutti i pub di Londra, di Manchester dovettero chiudere con seguente battuta d'arresto finanziaria del club. Finalmente arriva anche il primo successo, e il primo successo ovvero la promozione First Division. Grande Magnol con il suo Manchester United che si rinnova anno dopo anno e quella squadra era veramente forte, perché anche in FA Cup arrivò ai quarti, ma eliminò nelle partite precedenti niente poco di meno Liverpool Hill, che va bene. Però poi c'è il Norwich City e l'Aston Villa, prima di arrendersi al Woolwich Arsenal per 2-1. Le vittorie antestanti furono con lo Steeple Hill 7-2, con il Norwich City 2-0 e con l'Aston Villa addirittura 5-1. Manchester United poteva andare forte perché uno degli acquisti più importanti era Bailey Merritt, considerato il giocatore più forte di quel l'epoca. Neanche a dirlo,
con la crisi dei cugini del Manchester City nel 1906, alcuni giocatori proprio dei Citizens, se posso chiamarli già così, vollero andare all'altra sponda di Manchester. E ne arrivano tre da Manchester City e sono Herbert Barghes, Sandy Turnbull e Jimmy Bannister. Questi i tre innesti del Manchester City che upgradarono ancora di più l'affiatamento di squadra e proprio la forza di squadra. E proprio dopo questa campagna acquisti, dopo un anno di purgatorio, terminato all'ottavo posto nel 1907, nel 1908 arriva il primo trofeo, quello importante, ovvero il campionato vinto con 52 punti. Tanti punti, ma uno in meno di quei 53 che all'inizio abbiamo raccontato. Quindi vincere con un punto in meno il campionato inglese, beh, tanta roba, tanta roba. E nell'annata della vittoria del campionato inglese, beh, in FA Cup arriva fino ai quarti, anche qui. E nel suo percorso batte niente poco di meno che il Blackpool per 3-1, il Chelsea per 1-0 e ancora una volta l'Aston Villa per 0-2. Poi devi capitolare ai quarti contro il Fulham, sempre per 2-1. Nessun problema per gli uomini di Moneyball che vincono la Supercoppa inglese contro il QPR, lasciando alle spalle i quarti di finale di FA Cup deludenti. Vista la squadra che si era costruito, il buon magnate pubblicista Ernest Moneyball. E la vince questa Supercoppa inglese a replay perché la prima partita finì 1-1, ma poi nel replay il Manchester United vinse 4-0, senza storie. Addirittura la società cerca di far firmare un rugbista per giocare a calcio, ed è anche un rugbista forte australiano, tale Danny Messenger. E se nella stagione precedente avevano vinto il titolo inglese campionato, beh, nella stagione seguente lasciano da parte il campionato, arrivano tredicesimi, ma alla fine l'FA Cup la vincono, battendo in ordine Brighton and Hove Albion per 1-0, l'Everton con lo stesso punteggio 1-0, lo storico Blackburn Rovers con un sonoro 6-1. Ai quarti c'è il Burnley 3-2. Si approda in semifinale e c'è il Newcastle. La banda di Magnon vince anche lì 1-0 e approda in finale. La finale è contro il Bristol City. La cinicità è d'obbligo. La squadra vince 1-0 anche la finale. L'FA Cup è del Manchester United. La rete decisiva la segna Turnbull e Meredith viene nominato MVP della partita.
E ritorniamo a parlare delle questioni economiche, perché nel 1909 avviene qualcosa di importante, perché Davis, il presidente, quello che aveva salvato il Newton Heath, cioè, se vi ricordate, beh, finanzia con 60.000 sterline i lavori per spostare la squadra all'Old Trafford. La squadra inaugura il nuovo stadio nel 1910, perdendo contro il Liverpool per 4-3, esattamente il 19 febbraio del 1910, segnatelo, perché è una data importante, la prima in casa all'Old Trafford. Si arriva al 1911, la squadra di Montjoie vince ancora il titolo inglese in una lotta a due estrema contro l'Aston Villa. Alla fine, gli uomini rossi e bianchi la spuntano, come piace a noi, all'ultima giornata. E poi non si fermano perché vincono la Charity Shield con un 8-4 sullo Swindon Town. Però è anche l'ultimo trofeo che Magnol porterà all'Old Trafford. Perché poi, nel 1912, lascerà il Manchester United per andare proprio al Manchester City. E se per me è passato una notte intera, per voi non è passato neanche 4 secondi, riprendiamo dicendo che due giocatori del Manchester United, quali Charlie Roberts e Billy Meredith, nel 1907 furono due tra i fondatori della Lega Football inglese per i calciatori. Il nome esatto è Association of Football Players and Trainers La Union. Players Union Oggi viene chiamata Professional Footballers Association, l'acronimo è PFA. All'inizio della stagione 1909-1910, la Football Association minaccia di sospendere il campionato per la fondazione di questa unione dei calciatori e degli allenatori, ma il Manchester United rifiuta l'offerta. Vogliono giocare e non scioglieranno per questo l'associazione. E in seguito, appunto, l'unione dei calciatori e la Football Association trovano un compromesso per far svolgere la stagione nel miglior modo possibile e permettere ai calciatori di rimanere nella propria unione che avevano fondato. Avevamo detto che Ernest Magnol nel 1912 andò al Manchester City e il Manchester United, senza di lui, in quella stagione fece male, appunto terminando ancora una volta tredicesimo. C'è un considerevole calo di spettatori e la squadra sotto la direzione del nuovo allenatore JJ Bentley non viene rinforzata per niente e addirittura sfiorò la retrocessione nel 1915 per un solo, e dico per un solo punto, rimase nella prima divisione e addirittura tre giocatori del Manchester United cospirarono con quelli del Liverpool per far vincere lo United, che se no sarebbe retrocesso,
E questo è il primo caso in Inghilterra di calcio scommesse datato 1915. E ovviamente i calciatori coinvolti furono sanzionati, furono dichiarati colpevoli della cospirazione, allontanandosi per sempre dalla vita del calcio. E diciamo che possiamo anche terminare qui il nostro lunghissimo episodio, sono quasi 14 minuti, e riprenderemo appunto dagli anni prima, dai 3 anni prima che scoppia la guerra, la prima guerra mondiale, dal 1916 al 18, vediamo cosa succede, e poi addirittura la seconda guerra mondiale, perché ovviamente cioè, gli anni che vanno dagli anni 20 agli anni 30, più o meno. Fine anni 30, perché poi con le guerre ovviamente il calcio non si gioca. Lasciate un like, commentate qui sotto se vi è piaciuto veramente questo video. Qui da Dani è tutto. E dai, dai. Manchester United sta calando a picco, ma poi vedremo come andrà avanti la storia. Tocca a voi decidere con tanti like e tanti commenti qua sotto. Buona giornata a tutti. Grande video. Tanta roba. Bella.